sono stati gli unici che concretamente veramente hanno voluto sopportare come main sponsor fino ad ora la Triestina, quindi per me chi dà una mano alla Triestina, per me non c'è né politica dietro, perché dopo è facile fare commenti, poi insomma non sta a me a dire, ma lo vedono tutti, che grandissimi marchi che nuociono alla salute, Marlboro, Camel Trophy. Ci sono sempre Bet35 che dicono giocare scommesse e poi mettono il marchio dei casinò sulle maglie, quindi se si vuole fare polemica si farà sempre. Il Cavaliere è un grosso imprenditore che fattura migliaia di milioni di fatturato, quindi ha cercato di fare anche di purificare questa cosa qua, però al di là di questo la Ferriera insomma, è nata nel 1896 e fa fumo anche se non sponsorizza la Triestina, quindi non vedo il legame col calcio. A me piace parlare di calcio, poi è normale che dietro ogni cosa uno o non gli va mai bene niente, no? Però io invece apprezzo invece il gesto che hanno fatto di comprare per i loro Gli dipendenti più abbonamenti. di 300 abbonamenti, hanno preso 200 curve, 155 tribune e 10 VIP per loro, giustamente chi vuole presenziare, però è stato dato sotto mio consiglio questo, che anche per far vedere che si integrano con la città, che fanno qualcosa da indietro per i loro dipendenti, è una cosa sociale molto bella. Con questi abbonamenti della siderurgica Triestina siamo arrivati quasi a 2000, avevamo 1600, contiamo qualche abbonamento dell'ultima ora, il centro coordinamento nostro, se sono fatti i conti, più questi 355, siamo arrivati a una soglia di 2000 sostenitori. Qualche altra chiacchierata abbiamo fatto anche con Trieste Trasporti, con Generali, abbiamo cercato di impostare. Poi dovranno dire loro come vogliono aiutare la Triestina, però sono stati avviati anche degli altri amici che proprio incontrandoci, vedendo il lavoro fatto, vogliono accostare Contribuire. il loro marchio alla Triestina, quindi certi marchi anche sono nuovi, no? Essendo nuovi anche noi, magari da fare un cammino insieme.